ragazzi di Now, sono tornata per un altro allenamento dedicato all'interno cosce, ovviamente anche le gambe, perché quando state sul trampolino non è che non sto facendo anche le gambe, però facciamo con un intento di stimolare il nostro interno cosce alla grande, ok? Così abbiamo non solo il nostro lavoro aerobico, ma anche il nostro lavoro tonificante. Divarico poco a poco le gambe e faccio piccole pulsazioni verso basso con i talloni e spingo giù, spingo, spingo largo le gambe e spingo giù con i talloni, giù, giù, chiudo, 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 chiudo. Questo è un principio di jumping jack con un pizzico di rana, perché la rana poi sollevamo le gambe e apro, vai, vai, chiudo, 8, e questa è l'ultima volta, 8, occhio, rimango qua e faccio piccoli salti con le gambe divaricate. Provate neanche di pensare, le gambe sono divaricate e come una rana tiro sulle gambe, ma senza tirarmi su di busto, ok? Diciamo il fulcro all'altezza delle anche, spingo, 2, 3, spingo giù e giù, rana, 4, 3, 2, spingo giù, di nuovo, su, e giù, di nuovo, vai, e spingo giù, giù, occhio, alza la gamba e spingo giù con l'altra, ok? Stiamo lavorando insieme, di solito questo lo facciamo per l'obliquo, ma oggi lo facciamo per l'interno cosce. Divarico le gambe, spingo con le gambe di sostegno e alzo le gambe verso il lato della stanza per lavorare l'interno coscia. Ancora, tiro su, tiro su. Ancora, 8, 7, pronti per ritornare in centro, rimaniamo in centro, non passiamo dall'altro lato subito. Ora centro, piccoli, piccole pressioni fuori, in rana, spingo fuori, vai, 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 ancora. 8, 7, poi appoggeremo la destra e innalzeremo ginocchio sinistra. Andiamo, e 1, vai, spingo giù, sempre in contatto con il tappeto, vai, vai, ancora, 8, 7, 6, 5, ancora, 4, 3, 2, torno, centro, spingo, vai, 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 spingo, 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 datemi un altro, 4, 3, occhio, 2, rimango fuori, batto 8, poi si chiude le gambe in centro e pompa con i talloni basso, chiudo, è un lavoro di pompaggio interna coscia, interna coscia, interna coscia, interna coscia e chiudo, chiudo, meno saltata, più spinta, spingo, vai, vai, chiudo dentro, spingo giù, spingo, ancora, apro, vai, spingo giù, senti come si attivano le interne cosce, giù, vai, vai, datemi un altro, 4, chiudo, 4, spingo, 4, spingo, 4, altre 2 volte, vado, vado, spingo, occhio, rimango qua in centro, ora rimani qua, e gira, gira, diagonale, gira, gira, spingo, spingo, e come se stessimo facendo un plié in prima, gambe insieme, ci siamo? E cominceremo a girare dall'altra parte con questo piccolo salto, 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 fermo qua e spingo, 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 tengo la posizione, talloni insieme, ginocchio divaricate, busto dritta, addominali tesi, ancora, 4, 3, 2, spingo giù, 4, 3, 2, e gira, vai, 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 ancora, 4, ok, portate le gambe destre in avanti in diagonale, spingo, 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 proprio in apertura, spingo, la tieni, tieni, occhio, quello che faremo adesso, questa altra gamba si aprirà in un perpendicolare, ok, 90 gradi, e alziamo la gamba, in su, su, 2, continui, 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 vedi che le gambe sono proprio una squadra, 8, 7, 6, 5, occhio, su, il 4 facciamo stendo, 3,
2, 1, piccolo stensione. E la stensione in basso, stendo ora, ok? Immagini tutte le gambe tesa ora. E sbilanci di poco a poco con il busto. Ah, pensi ballerine, ok? Stendo, and 1, 2, 3, stendo ancora due volte, 1, 2, 3, stendo, questo è l'ultimo, ci siamo pronti, torni in centro, oh, torni in centro, prepariamoci dall'altra parte, ok, apro la sinistra, in apertura, spingo, 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 senti, senti come si attivano tutto, la fascia interna della coscia, di nuovo, spingo. Vai, 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 premi, 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 perché è un lavoro proprio di tonificazione questa. Ancora, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and su, 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 ancora, ancora, su. Di nuovo, squadra, vedete la squadra? Ci siamo pronti, poi facciamo 3 knee in un calcio. Sulla mia via, siamo pronti? Occhio, facciamo 3, 2, stendo, ah, non è in alto, in basso, ma in stensione, ah, e mi sposto poco a poco per controbilanciare la gamba, ma senti che l'energia parte dall'anca e va fino alla punta, 2, 3, stendo ancora, 1, 2, 3, stendo, e 1, 2, 3, stendo, ultima volta e torneremo in centro, vai, ok, centro. Perfetto, pronti per andare in un piccolo skip che diventa can can. It's 5, 6, come ti viene lo skip? Cominci con skip, vai, vai e can can. Ok, i piedi, dobbiamo sempre passare per skip prima di andare in can can per proteggere proprio le nostre ginocchia, ok? Mai doppio, è sempre singolo. Non correggere la gamba, se tu vedi che io sono partita con una gamba, tu parti con le gambe che ti viene, ok? Vai, ci siamo, 4, 3, torni in skip, portali giù e tutti quanti verso la sinistra, ragazzi, divarica di nuovo i nostri piedi, scendo giù e giù, su, 2, su, 3, su, salto, le punte sempre divaricate, ancora, piccolo passo, 1, 2, 3, e piccolo salto, divaricata, vai. Vai, ancora, 1, 2, 3, piccolo salto, 4, 3, 2, di nuovo, 1, 2, 3, 4, and spingo, 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 dimmi che c'è una donna là fuori che non vuole fare interno coscia, non la conosco, and 4, 3, 2, di nuovo, 1, 2, 3, rimango, 4, torniamo centro, torniamo centro, torniamo centro, 4, rimango qua, occhio, e centro, e 4, 3, 2, salto normale, ah, l'avete sentito che allenamento abbiamo fatto ragazzi, tanto lavoro per l'interno coscia, che è importante per rassodare le gambe, tirarli su e aiutarti a sentire sempre più forte qui su Now. Vi voglio bene, vi aspetto di nuovo domani, dopodomani, anche più tardi con un altro allenamento insieme.